Il DAX si muoverà al di sotto dei 15.750, anzi, nel mese di febbraio si muoverà tra 14.000 e 15.750. Così parlò il maestro nel mese di gennaio e così è stato a febbraio, per quanto riguarda il mese di febbraio, e così è stato. Il DAX per due volte, tra l'altro, è stato minaccioso, ha cercato di attaccare la resistenza a 15.658 il 9 di febbraio, il 16 febbraio a 15.634, non riuscendo però a valicarla e consentendo di portare a casa al maestro l'ennesimo risultato positivo in termini di utili. Quindi non possiamo a questo punto che chiedere, ovviamente, poi successivamente commentare quello che è accaduto a febbraio, ma sicuramente da un altro lato andare a chiedere al maestro cosa accadrà a Giorgio Salvato, cosa accadrà nel mese di marzo. Buonasera a te, Giorgio. Buonasera a te Giuseppe e grazie per l'ospitalità. Allora, quali sono i livelli del DAX di per marzo, Giorgio? Allora, livelli per marzo, considerando che probabilmente la volatilità potrebbe un po' salire, visto che ha trovato una sua base intorno al 17%, diamo una resistenza leggermente più alta, 16.150. E invece un supporto anch'esso un po' più alto rispetto al precedente 14.000, lo diamo a 14.500 per il mese di marzo. Ecco, cos'è accaduto a febbraio? Perché abbiamo visto, tra l'altro, un cambiamento importante della struttura dei tassi di interesse degli Stati Uniti, nel senso che il massimo previsto dalle attese delle curve dei tassi si è spostato dal 5 al 5,50, e invece che un periodo lungo, diciamo così, di plateau, dei rialzi dei tassi che dovrebbero arrivare già nelle prossime riunioni, tra quella di marzo e quella di maggio. E poi sempre la solita discesa dei tassi di interesse a dicembre, vista per dicembre, ma da un livello più alto, cioè dal 5,50%. Eppure il mercato non è sceso a rotta di collo. Secondo te questo accadrà subito dopo, già nella prossima settimana, archiviate le scadenze tecniche? Allora, io non credo che il mercato cambierà tendenza in modo brusco, proprio per via del fatto che la Fed può avere dei ripensamenti in merito ai tassi di interesse. E quindi chiaramente reputo ancora possibile praticamente un contenimento dell'indice comunque entro i 16.000 punti e comunque già arrivare eventualmente nella parte minima dei 15.000 potrebbe comportare un accumulare di acquisti e quindi un indice ancora lateralizzante. Questo perché mi sono accorto nella distribuzione degli open interest nel primo trimestre, gennaio, febbraio e anche marzo, che il mercato è praticamente gestito dai venditori di call che tendono ovviamente a proteggere le posizioni che vanno ITM con acquisto di future. E questo lo possiamo vedere dall'immagine, da una delle immagini che ti ho inviato, ovvero la funzione di ripartizione. Infatti è evidentissimo che praticamente ci troviamo in questo momento sui 15.500 punti e il mercato è assolutamente gestito dai venditori di call. Non so se Ecco, hai Giorgio, la intanto stiamo possibilità. vedendo i livelli di prima della strategia di marzo, che sono, abbiamo detto, per il mese, per il 16.000, sì, 16.150 la resistenza e 14.5 il supporto. questo vuol dire che il baricentro si è spostato verso l'alto. Sì, lo aumentiamo di 500 punti dai precedenti 14.000, perché ho notato che su tutte le scadenze, poi lo vedremo dalla piattaforma BTrader, che molte posizioni put sono avanzate, quindi hanno incrementato su tutte le scadenze molte posizioni put fino alla soglia dei 15.000 punti. Quindi è così evidente che, come oggi è anche capitato, ogni discesa è sempre ricomprata e questo dà l'illusione di un prosieguo del rialzo. In realtà, in questo momento, la borsa sta continuando a lateralizzare, generando ogni tanto dei picchi, come è capitato il 9 febbraio, arrivando a soli 100 punti dalla resistenza
dei 15.750 conclamate il mese scorso. Quindi in realtà stiamo ruotando intorno allo strike 15.500 e non vi sono assolutamente avvisaglie di storni violenti. Ecco Giorgio, questo vuol dire dal punto di vista dei volumi, combacia con l'analisi dei volumi, abbiamo il solito 16.000-15.000 e poi sotto i 15.000 i soliti livelli, diciamo sì, dei 14.6 e 14.000, altre aree di volumi estremamente importanti. Sì, queste aree di volume che hai citato si sono consolidate, quindi trovano conferma nel mantenimento del trend in atto. Adesso resta da capire se vorranno incrementare una successiva area di volumi, cioè quella che va da 15.000 a 15.5, e quindi capire se nei mesi successivi questo baricentro che abbiamo spostato a 14.5 si potrà spostare ben oltre i 15.000 punti. E questo lo capiremo sicuramente alla scadenza di marzo. Perché? Perché il contratto marzo sappiamo avere la durata di 3 mesi. Questo contratto ha sintetizzato al rialzo tutte le opzioni call ITM andate tali gennaio, febbraio e adesso anche marzo. Se guardiamo gentilmente la funzione di ripartizione che ti ho inviato, si noterà che tuttora, ecco perfetto, tuttora dove c'è la barra verde verticale, il close di oggi, tuttora il mercato è gestito dai venditori di call, cioè noi ci troviamo lungo quella linea blu, la funzione di ripartizione delle call che vanno ITM. In questo momento quasi il 60% dei venditori di call è in difficoltà, e quindi cosa fa il venditore di call? Compra future per sintetizzare le proprie posizioni. Cosa significa sintetizzare? Significa capovolgere il delta di portafoglio, quindi da delta negativo venditore di call, comprando il future diventa delta positivo, quindi amplifica i guadagni al crescere dell'indice. Cosa accadrà a marzo? Probabilmente. La mia idea è questa: se gli open interest sul future non vengono rollati sul contratto giugno, allora potremo assistere ad uno storno e questo ci porterà verso i 14.500 punti. Ma in questo momento lì all'indice non conviene scendere, proprio per il motivo poc'anzi detto, perché i venditori di call devono difendere le posizioni call andate in the money. Ecco, allora andiamo a vedere un'altra curva che solitamente ci fai vedere, che è la curva del profitto. Commentiamo insieme. Sì, allora l'ho aggiornata proprio oggi e si nota dove ho posizionato la freccia gialla che in questo momento il baricentro del profitto in sole opzioni a scadenza è stato, come vedete, rollato un po' in avanti. Quindi questo conferma quello che dicevo poc'anzi, cioè lo spostamento in avanti di molte posizioni sul lato put. Ricordiamo a chi ci segue che almeno il 70% delle opzioni a scadenza termina out of the money, cioè prive di valore. E notiamo che proprio in questa zona dove ho posizionato la freccia gialla già ci troviamo al 75% di opzioni con le put che terminerebbero OTM. Quindi la funzione del profitto in sole opzioni conferma tutto il ragionamento fin qui fatto. Va bene, la situazione della volatilità come siamo messi, Giorgio? Allora, la volatilità a livello assoluto, come valore assoluto, è scesa, siamo intorno al 18%. Se poi confrontiamo quella implicita appena detta con quella storica, ti ho anche mandato un'immagine, ecco, perfetto. La parte alta, dove ho indicato con la freccia verde, ho indicato la volatilità storica implicita, come vedi le due linee blu e rossa coincidono, quindi le opzioni in questo momento sono correttamente valutate, non vi è divergenza tra implicita e storica.
Nella parte bassa abbiamo il volatility index, cioè la versione stocastizzata della volatilità, che è in crescita, cioè una volta preso il minimo, trovato il minimo, la volatilità tende a crescere in modo stocastizzato, però si dovrebbe verificare un ribasso del mercato. Questo non sta accadendo e quindi spesso anche il volatility index genera dei falsi segnali. La cosa importante in valore assoluto è che la storica è uguale all'implicita. Ecco, stiamo guardando anche questo volatility index, ecco. Però tutto sembra pronto per scendere. Allora, questo indicatore è il Vega in, Vega out, che noi prendiamo sempre dalla piattaforma di Play Option BTrader, che ringraziamo. Ovviamente, in questo momento, l'indicatore, che è il Vega totale di mercato, è vicino alla linea bianca, cioè la linea dello zero. Questo indica mercato flat, cioè non dà assolutamente nessun segnale né rialzista né ribassista. Quindi è un mercato fin troppo tranquillo e questo indicatore conferma il fatto che ogni discesa viene assolutamente recuperata, ma che ogni salita ha vita breve, quindi è un mercato assolutamente flat che guarda caso sta girando intorno ad uno strike importante, quello dei 15.500, dove sono posizionate sia opzioni call che opzioni put. Va bene, ecco, questa è l'analisi della volatilità. Sulla base di quello che vedi, quindi, secondo te è difficile prevedere una discesa del mercato? Assolutamente sì, non è ancora il momento. Credo che dopo la scadenza del contratto marzo future avremo un secondo trimestre in tono nettamente diverso, quindi lo vedo molto più laterale e ribassista. In questo momento il mercato ha generato un trend da inizio anno da tutti probabilmente inaspettato e quindi in questo momento si sta lavorando molto di future per sintetizzare le opzioni call andate ETM. I venditori di put devono stare ovviamente sempre attenti e quindi mai vendere put allo scoperto in questo momento, perché la volatilità è relativamente bassa chiaramente. E quindi diciamo l'ideale strategia per chi oggi vuole entrare in mercato è sicuramente, visto che la volatilità sul lato call è salita più di quella put che si è scaricata, fare degli spread di call ETM a credito, quindi laterale ribassista. Un esempio può essere quello di vendere la call 15.7 e comprare la call 15.950. Ecco Giorgio, l'ultima indicazione, ecco, questa è un'altra struttura che ci fai vedere spesso. Che cosa ci sta indicando? Cioè, sembra un allora, questo è il sì, infatti, questo è il DPD Defend Point Distribution, sempre preso dalla piattaforma BTrader. Cosa dicevo prima? Guardando gli istogrammi amaranto, cioè le put vendute su tutte le scadenze, mentre il lato bianco è quello delle call vendute su tutte le scadenze, il lato put fino a qualche settimana fa era praticamente dimezzato come altezza. L'altezza rappresenta la forza impressa dai premi incassati. Quindi l'altezza è raddoppiata, la forza è aumentata, questo giustifica lo spostamento del baricentro del mercato in avanti. Mentre sul lato call, quello bianco, è rimasto tale, quindi come hai appena enunciato, il lato call è molto molto forte su tutte le scadenze. Ho indicato le due frecce verdi che sono le resistenze che abbiamo messo sul mese di febbraio, quindi quelle 15.750. Sul mese di marzo invece ho indicato con la freccia rossa la resistenza, ovvero la 16.150 che abbiamo detto prima, e quindi è il punto massimo dove potrebbe arrivare il mercato e dove non avrebbe più senso andare oltre, perché da 16.150 in su non vi sarebbero più posizioni call da difendere. Ecco perché il mercato tramite l'ammontare dei premi incassato è algoritmicamente così rappresentato. Ecco Giorgio, la Fed ha dimostrato più volte che non tollera che l'S&P 500 superi certi livelli, no?
i 4.100 punti, non riesce a tollerare questo superamento di massimi. Ecco, e come ti spieghi, si è anche molto discusso di una maggiore forza dell'Europa rispetto all'America. Ecco, come ti spieghi questi due fenomeni lato opzioni? Allora, lato opzioni, allora, se ti avessi, ecco, sull'S&P 500 conferma quello che tu dici. Allora, il DPD sull'S&P 500 è molto più gaussiano, quindi ha una forma molto più forte e campanulare. Il lato put è molto forte, il lato call idem, e sono equamente distribuiti. Quindi questo fa capire che il ragionamento che hai enunciato da parte della Fed è concretizzato dal posizionamento call e put che ha egual forza. Quindi effettivamente un mercato che sta lateralizzando nell'ambito di 100 punti, 4.000-4.100, da un po' di giorni. E questo è confermato proprio dalle forze call e put implementate su tutte le scadenze. E quindi, mentre per esempio sul Nasdaq ho notato che c'è una resistenza intorno ai 12.500 punti, se non vado errato, che non riesce a superare, se non vado errato perché lo devo anche vedere sulle piattaforme. E comunque sia, il lato put anche sul Nasdaq è molto molto forte. Quindi, nonostante i ragionamenti di un eventuale incremento di mezzo punto dei tassi di interesse, questo non spaventa neanche i mercati americani. Questo giustifica di riflesso che i mercati europei sono addirittura più forti di quelli statunitensi. Perfetto, grazie Giorgio, grazie per essere stato con noi. Grazie a te per l'ospitalità. Buona serata.